Buongiorno a tutti, mi chiamo Daniele Bonetti, qualcuno di voi probabilmente mi conosce di persona, con altri abbiamo un legame di amicizia probabilmente solo social, attraverso magari Facebook, Instagram o vari social, altri magari mi riconoscono per il mio sito internet www.macinator.it, ovvero un sito dedicato alla pesca sportiva e principalmente alla tecnica della trotalago e dello spinning. Pesco da quando sono bambino, quindi la pesca fa parte di me e le tecniche che prediligo, chi mi conosce sa che sono quelle dinamiche come lo spinning e la trotalago. Da gennaio 2019 ho intrapreso un rapporto di collaborazione con l'azienda Trabucco, assieme alla quale stiamo lavorando, lavoriamo e lavoreremo per lo sviluppo di attrezzature per la pesca della trotalago. Assieme cerchiamo quindi di offrire prodotti sempre più al passo dei tempi e adatti alle esigenze dei pescatori dei giorni nostri. Oggi siamo a Sarzana, un piccolo lago, si chiama Complesso SD Due Laghi, dove gireremo la prima parte di questa prima puntata, in quanto purtroppo ci troviamo in una zona no-fly zone, ovvero dove il drone non può volare, di conseguenza non potremo effettuare riprese aeree, quindi per questa giornata dovrete accontentarvi di riprese solamente da terra. Ci sposteremo poi più tardi in un altro piccolo laghetto della zona, Lago Sisti, per continuare le nostre tecniche di pesca a corta distanza. Adesso, a questo punto, andiamo a conoscere Daniele, il gestore del lago, che ci racconterà qualcosa in più su questo laghetto che anche per me è nuovo. Ciao, piacere Daniele. Daniele, tutti e due. Sono per la prima volta qui nel tuo lago, innanzitutto ti ringrazio per l'ospitalità, per aver accettato l'invito di svolgere questa prima puntata per il tuo lago. Ti chiedo quindi a questo punto se mi dai qualche informazione in merito alla profondità e le zone di pesca più redditizie. Il lago è un'ex cava di argilla, quindi essendo un'ex cava le profondità sono abbastanza profonde, anche se la superficie non è enorme, però i volumi sono importanti. Ha delle profondità che raggiungono gli 8 e 9 metri. E in questo periodo della giornata qua, quindi prima mattina, in questo periodo dell'anno che fa ancora caldo, le trote tendono ad andare verso la sponda latomassa, che è dove generalmente tira il vento, okay, verso mare, diciamo. Okay. Un saluto anche al cagnolino che si chiama? Malcolm. Malcolm, ciao. E allora adesso siamo pronti, possiamo andare a pescare e prendere qualche trota. Allora, oggi l'idea è quella di pescare con lenze a piombino, quindi partiamo a piombino con una lenza a piombino nonostante l'acqua non sia particolarmente limpida, o meglio è abbastanza torbida, le trote appaiono apparentemente non troppo veloci, di conseguenza potrebbe non risultare la lenza non ideale a questa situazione, ma ci proviamo comunque. Se ci accorgiamo poi durante la battuta di pesca che la lenza non ci consente proprio di realizzare alcuna cattura, inizieremo già a variare lenza. Adesso intanto quindi preparo la canna, sto allungando la canna, che ne approfitto per presentarvi e parlarvi anche di lei, ovvero la canna si chiama T5, azione 5 tremarella, della serie Warden. Warden è il nome che abbiamo deciso di dare a questa nuovissima serie di canne da trotalago che ho sviluppato in collaborazione con Trabucco per, come novità 2019-2020. In effetti sono appena arrivate in commercio. In questo caso, come dicevo, ho aperto una 5 tremarella sulla quale ho equipaggiato una lenza a piombino da 4 grammi, un terminale lungo circa 80 cm con filo fluorocarbon dello 0,16 mm, FC 403 XPS di Trabucco, e poi ho equipaggiato un amo Isashi 10608 N storto, come si può vedere. Adesso procedo con l'innesco, partiamo con la camola e innescherò una camola cucita. Quindi inneschiamo la camola cucita, infilandola appena sotto la testa, la mandiamo sul filo, dopodiché la riprendiamo, rientriamo con l'amo poco sotto la testa, lo facciamo correre lungo tutto il corpo e usciamo poco prima della coda con la punta dell'amo. Tiriamo il filo, la camola sale e l'innesco è fatto. La pesca della trota a laghetto con le tecniche dello striscio, qualsiasi tecnica si effettua, è basata sul principio fondamentale della rotazione dell'esca e quindi è fondamentale che il nostro innesco, qualsiasi esso sia, effettui la migliore rotazione possibile per stimolare l'aggressività delle trote. Una delle domande che ricevo sempre più spesso come consiglio riguarda la scelta della postazione di pesca. Quindi oggi anch'io mi trovo in una condizione in cui devo compiere questa scelta perché non sono mai stato in questo lago. Di conseguenza, come si fa a scegliere la postazione migliore in cui posizionarsi per effettuare la nostra rotta di pesca? Principalmente si parte analizzando la stagione in cui siamo. Quindi sappiamo che siamo in autunno, le trote saranno tendenzialmente abbastanza a galla, quindi il vento diventa un fattore abbastanza fondamentale nella scelta, nel senso che dovremmo metterci nella sponda su cui il vento batte. Quindi anche in questo caso abbiamo scelto la direzione in cui va il vento. Poi, non conoscendo il lago, la domanda fatta al gestore, che spesso risulta disponibile come in questo caso, ci dà il consiglio migliore, ci dice dove nei giorni precedenti sono state effettuate catture con maggiore regolarità. Quindi questi due fattori hanno fatto sì che io scegliessi questa postazione di pesca per questa giornata come punto di partenza. Riuscito ad avvertire una tocca, nonostante la lenza a piombino apparentemente risulta un po' troppo aggressiva, e anche questo rifiuto ne è la testimonianza. La tocca è durata poco, non sono riuscito a ferrarla e quindi proviamo ancora a insistere per qualche lancio. In realtà, per avvertire questa tocca ero sceso anche leggermente più in profondità rispetto ai primi lanci, in quanto nonostante siamo in autunno, direi un autunno un po' anomalo, ci sono temperature medie piuttosto elevate, siamo tra Toscana e Liguria, fine ottobre, ma nonostante ciò ieri mi riferiscono che c'erano 25 gradi, di conseguenza le trote magari non stanno così in superficie come mediamente poteva essere, ma scendono un pochettino più in basso. Siamo riusciti a prendere la trota, abbiamo nel frattempo variato lenza, ho effettuato una lenza a vetrino, in quanto il piombino, come già avevo premesso e mi immaginavo, risultava una lenza troppo veloce per la situazione. Ho così preparato una lenza a vetrino, ho effettuato un innesco doppio costituito da uno spaghetto bianco per far sì che l'innesco risultasse particolarmente visibile nell'acqua torbida, e una camola cucita, e siamo riusciti a prendere la trota, che adesso liberiamo. Ecco, facciamo un altro lancio, vediamo se riusciamo a prendere una trota. Ho visto qualcosa passare. Eccola, eccocela. Una trota mi ha mangiato, vediamo se continua. Eccola, sì, presa, sempre con la lenza vetrino, equipaggiata su una Warden T1, azione tremarella 1, quindi la canna più morbida della serie, è una casting 1.3, quindi sulla quale ho equipaggiato questa lenza vetrino con un vetrino da 3 grammi. La serie di canne Warden è costituita da un totale di 12 azioni differenti, 5 sono da tremarella e 7 da bombarda. Ogni canna, sia da tremarella che da bombarda, è identificata quindi da un numero progressivo che va da 1 a 5 nel caso delle tremarelle e da 1 a 7 nel caso delle bombarde. Ogni azione inoltre è contraddistinta da un colore, da una fascia colorata differente, ripetuta più volte sul fusto della canna stessa. Questo per una immediata identificazione sia nella fase di pesca che durante la gara. Una novità introdotta in casa Trabucco con la serie Warden riguarda anche il parametro Suggested Use, ovvero consiglio di utilizzo, che è impresso su ogni singola canna. È impresso sul fusto della canna poco sopra il tappo, al di sopra della scritta che identifica l'azione della canna, e identifica un consiglio di utilizzo per l'attrezzo stesso. Sulle canne da tremarella si riferisce più in particolare al tipo di azione, ovvero la sensibilità, quindi se una canna è sensitive, o power, se una canna è potente, quindi adatta in presenza di trote grandi piuttosto che in partenze di gara in cui occorre velocità e potenza. Mentre invece sulle canne da bombarda indica le zavorre con cui è consigliato l'utilizzo della canna stessa, distinguendo fra top water per le zavorre da utilizzare in superficie o down water per le zavorre da utilizzare in profondità. Ecco, c'è un branchetto di trote qua vicino a noi, vediamo se mangia, vediamo se abbocca, l'ha preso in bocca, ecco la boccata, eccola. Quando passano questi branchetti è importante localizzarli, perché soprattutto essendo in branco la competitività fra di loro aumenta e quindi è molto più facile ricevere una boccata. Quindi un consiglio che ne approfitto di darvi è quello di, mentre siete in azione di pesca, di guardarvi attorno, scrutare la superficie del lago per localizzare eventuali bollate e branchi di trote, perché risultano situazioni particolarmente positive, come si è dimostrato in questo caso. Stavo pescando, come vi avevo detto, con un innesco doppio costituito da un misto fra un'esca naturale e un'esca siliconica. L'esca siliconica in questione è la Trabucco Slurp Spaghetti, quindi un vero e proprio spaghetto di colore bianco che ho scelto proprio in base al colore dell'acqua, che è piuttosto torbido, tagliato a metà per la sua lunghezza, che adesso vi faccio vedere come possiamo effettuare questo innesco misto, che si rivela spesso particolarmente redditizio. Quindi tagliamo a circa metà, un terzo, lo spaghetto con le dita. Abbiamo quindi così ricavato uno spaghetto della lunghezza medesima a quella di una camola. Procediamo quindi all'innesco. Partiamo da una delle due estremità e lo facciamo scorrere il nostro amo lunga tutta la lunghezza dello spaghetto fino a uscire dalla parte opposta. Dopodiché lo si fa scorrere praticamente quasi totalmente sul filo, lasciando solo un pezzettino all'inizio dell'amo. Prendiamo la nostra camola e inneschiamo la camola a partire dalla testa fino ad uscire a circa metà del corpo. Ok, riposizioniamo lo spaghetto sopra e l'innesco doppio è costituito. Quindi questo è un innesco come se fosse effettuato da due camole, però con la particolarità del colore bianco, che in certe situazioni si rivela fondamentale. Abbinato alla mia Warden T1 tremarella ho scelto un mulinello Trabucco Virtus FA 4000, quindi taglia 4000, che consiglio per tutte le tecniche della trota lago. un mulinello di alta qualità, un top di gamma in casa Trabucco. Il Virtus ha 10 cuscinetti a sfera, un archetto tubolare e un rullino guidafilo in titanio che limita al massimo la possibilità di grovigli. Una frizione anteriore con dischi in acciaio e carbonio molto precisa, anche se nella Trota Lago alcuni, come me ad esempio, ne fanno utilizzo ben poco, però è una caratteristica fondamentale di questo Virtus. Quindi un mulinello leggero, dal corpo compatto, con la bombina piuttosto ampia che ben si sposa su tutte le canne da tremarella e bombarda. Adesso capisco anche come mai il drone non può volare, ci sono parecchi elicotteri che volano sopra le nostre teste, ecco un esempio, non è il primo, si sentirà anche male l'audio, ma è disturbato da quell'elicottero che se ne sta andando, spero. Ora che qualche trota a vetrino siamo riusciti a prenderla, ci spostiamo al Lago Sisti, qua abbastanza vicino, però è un po' in collina, quindi le temperature dovrebbero essere leggermente inferiori. Peraltro l'acqua del Lago Sisti appare molto più trasparente, quindi avremo più possibilità di pescare con lenze a piombino e catenella. Quindi raccogliamo la nostra attrezzatura, ci mettiamo in macchina e andiamo verso il Lago Sisti. Siamo arrivati a destinazione, siamo quindi al Lago Sisti come avevamo detto, e lo specchio d'acqua è molto più trasparente, proviamo quindi con la nostra lenza vetrino a continuare a prendere queste ultime trote. Abbiamo quindi deciso di dedicare questa puntata con la lenza vetrino, dato che è stata quella che ci ha dato maggiori soddisfazioni ai due laghi, visto le condizioni dell'acqua, meteo e delle trote presenti, quindi lasciamo tutta la tecnica del vetrino in questa puntata. Ecco, siamo riusciti a prendere subito abbastanza in fretta questa trota con il vetrino, come vedete le condizioni differenti dell'acqua e la temperatura leggermente inferiore nonostante il sole sia aumentato consentono di effettuare catture molto più semplicemente. Come innesco ho iniziato con la classica camola cucita e la trotella ha subito abboccata, si è lasciata ingannare. Eccola, adesso la slamiamo. È una trotella di taglia piccola, quindi la taglia tipica da gara, ma sicuramente sono quelle che appaiono più aggressive e ci fanno più divertire con le nostre tecniche a recupero. Parliamo ora un attimo del vetrino nello specifico. Esattamente come per il piombino ci sono tre forme fondamentali, short, slim e super slim. Short è la più tozza, quindi indicata per scendere un pochino più in profondità o per un recupero più veloce. Slim è la parte centrale, diciamo, una via di mezzo, e il super slim è indicato in presenza di trote più apatiche oppure quando dobbiamo stare molto più in superficie. In questa occasione io sono partito con uno slim da 3 grammi e l'ho lasciato calare circa 5 secondi, quindi sarò stato sotto 50 cm circa e la trota è arrivata quasi subito. Tutti i vetrini, essendo in materiale di vetro, hanno la caratteristica di affondare all'incirca il 40% del loro peso. Non lasciatevi ingannare da vetrini in plexiglass che, non essendo quindi in materiale di vetro, hanno un fattore di affondabilità differente e potrebbero risultare molto più leggeri e quindi effettuare un recupero molto più in superficie rispetto a una lenza vetrina. La boccata grossa, questa è un bel pesce, non so se sia una trota oppure no, ma è un bel pesce di taglia. Si vede subito da come piega la canna, ok, che è una canna morbida, è la più leggera della serie, però questo pesce tira, si vede subito, si è visto anche specchiare sotto la superficie dell'acqua, è un bel pesce. Adesso qui sotto riva, una trota, una trota. Eccola che vediamo che passa sotto, eccola, prendiamo il guadino, vediamo di guadinare questo pesce sperando che non si slami in anticipo o che rompa il filo che ho utilizzato abbastanza sottile, ma la qualità del fluorocarbon XPS FC 403 si è già dimostrata in altre occasioni eccelsa. Ecco, siamo riusciti a guadinarla. Il nostro vetrino ci ha dato una bella soddisfazione, che comunque è un pesce di tutto rispetto. Credo sia il modo migliore per concludere questa prima puntata dedicata al vetrino, con una cattura di una bella trota, sicuramente di taglia superiore rispetto a quelle precedenti, che ci ha fatto divertire anche durante la fase di recupero e messo a dura prova la nostra attrezzatura, che si è dimostrata all'altezza. Prima di salutarvi, l'accenno alla lenza con cui abbiamo pescato, quindi come si costituisce una lenza vetrino. Molto semplice, il vetrino stesso, la perlina salvanodo, indispensabile per salvare appunto il nodo, l'immancabile girella tripla che ha la funzione di demoltiplicare le torsioni dell'esca e evita ingarbugliamenti, un terminale, in questo caso circa 80 cm, e il nostro amo 10608 N misura 8. Bene, la puntata si è conclusa nel migliore dei modi, quindi vi saluto, torneremo di nuovo al Lago Sisti per pescare la prossima volta con lenze a piombino e catenella, dato che il lago ha delle caratteristiche che si prestano molto bene a questa tecnica. Un saluto a tutti, appuntamento alla prossima!